buongiorno e bentornati anche oggi con questo nuovo video. Oggi volevo fare un video un po' diverso dalle altre volte, nel senso questa volta volevo fare un video senza ricette ma basandomi sulla bici, che è un'altra mia grande passione. Come tanti sanno, negli ultimi 4-5 anni, per chi mi conosce, la bici per me è diventata una grandissima passione. Infatti sto guardando a Milano Sanremo insieme allo sci, che sono due miei sport veramente veramente speciali e belli da frequentare, mi piacciono un sacco. Oggi volevo iniziare con la base della bici e del ciclismo in generale. Allora, da cosa iniziamo? Iniziamo dal vestiario. Adesso in questi giorni qui da me fa molto molto freddo, siamo sui 2, 3, 4 gradi, dipende dopo, comunque noi siamo più o meno a 1000 metri. Allora iniziamo subito con l'abbigliamento. Allora, di abbigliamento abbiamo come prima cosa da mettere sotto, abbiamo una maglia termica di Sportful con questo tessuto che praticamente si usa anche per andare a sciare, molto molto comodo, non assorbe il sudore ma non lo esporta come in un altro vestito termico, diciamo intimo, che ho. Dopo passiamo ai dei pantaloni invernali, sono molto molto comodi, certo sono invernali perciò anche il, diciamo, dove appoggiamo la parte del sedere è molto molto imbottita, molto molto larga anche come possiamo vedere, però è molto molto bella perché è anche della squadra, facendo parte di una squadra, ma a squadra a parte le divise le potete trovare da qualsiasi parte nei negozi specializzati di ciclismo. Dopo passiamo a dei calzini, questi calzini qui sono abbastanza un po' leggeri, diciamo autunnali o primaverili, non vanno bene per l'inverno, però se ci mettiamo sopra un copriscarpa che adesso vi farò vedere, riparano molto dal freddo. Dopo passiamo a un berretto, come possiamo vedere sempre di Sportful, molto molto bello e comodo, soprattutto è un po' imbottito invernale come possiamo vedere, con questa pelliccia possiamo chiamarla, non proprio sintetica ovviamente, però dal freddo, dal vento ripara molto 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 bene. Dopo passiamo alla giacca, la giacca anche questa è abbastanza rivestita al suo interno come possiamo vedere, sempre con questo tessuto termico e sintetico soprattutto, e un tessuto posteriore per fare in modo che quando si suda la schiena sia in modalità di respiro. Posto di, nelle tasche ce n'è, ci possiamo mettere qualsiasi cosa, anche il posto per mettere i documenti in questa tasca laterale. Dopo aver visto la giacca molto molto bella, che è della nostra squadra, del mio team, che potete trovare su Instagram, ASD mio team, abbiamo questo scaldacollo che non è né infelpato ma è molto sintetico, però il suo lavoro è come se fosse una ventina, in questo caso che è questa qui, che ripara molto molto bene dal vento, e questa ti ripara molto molto dal vento per la gola, il collo, il mento, dove si può riparare mettendola sul collo. Dopo passiamo ai guanti, i guanti sono molto, diciamo, abbastanza comodi, sono rivestiti invernali anche questi, non si suda se fa molto molto freddo, ha questi ripari dei calli sulle parti pollice e del palmo della mano, ha questa inserzione qua che servirebbe per il touch del telefono nel momento in cui, quando ci fermiamo, invece che togliere il guanto usiamo il guanto, abbiamo il touch sul telefono. Dopo abbiamo le mie solite scarpette, e dopo ovviamente ci vuole una bicicletta per andare a pedalare. Quindi il mio secondo modello di bicicletta, il primo era una Cannondale del 2008, era vecchissima, avevo fatto anche un incidente e dopo e pesava abbastanza. Dopo sono passato a questa Jant ICR Team Sunweb, molto molto bella, l'ho presa che era del modello del 2018, io l'ho presa nel 2019, mi piace molto questo colore rosso col bianco e con scritto Jant in questa maniera qua, questo nero molto molto bello, ma anche il suo design se guardate è veramente eccezionale. La sella è un po' lunga, mi piacerebbe provare una sella corta, perché quando mi appoggio per andare in salita mi parte proprio sulla parte sotto del cavallo. Abbiamo questo profilo delle gomme del cerchio di 40 mm, molto molto belle, leggere, in carbonio. Abbiamo anche dietro uguale, abbiamo un copertone di Continental 5000 TL. Il cambio è un Shimano Ultegra, come possiamo vedere è un cambio meccanico non elettronico, mi piacerebbe provare un cambio elettronico su questo modello di Jant, che ovviamente se lavoravo avevo preso, comunque quando inizierà una stagione normale per colpa di questa pandemia mi piacerebbe più che altro non cambiarla perché questa è scomoda, non mi piace, ok, ma solo perché mi ispirava a provare un freno disco davanti e dietro con un cambio elettronico e un colore molto molto particolare e una ruota molto più scorrevole a queste qui, anche se questa bici qui è molto molto bella e molto molto scorrevole, molto leggera, in salita e in discesa va molto molto bene, forse un po' in discesa quando c'è il vento c'è un po' da aver paura, ma ovviamente
ovviamente io pesando 52 kg non posso pretendere il massimo. Passiamo ai rapporti della bicicletta. Abbiamo un 52 davanti e un 36 subito, sempre davanti ma subito sotto, e abbiamo un 30 11 11 velocità che dovrei pulire come bicicletta, però con queste giornate e strade che ci sono qui da noi è un po' impossibile. Quindi io per intanto mi fermerei qua, anche se il video è corto non mi interessa. A me interessa che per chi vuole mettersi nel discorso del ciclismo deve procurarsi queste cose qui. In questo caso siamo in un momento di stagione invernale, ovviamente da noi la primavera deve ancora arrivare, anche se siamo al primo giorno di primavera. Questo vestiario qui è invernale, vi farò vedere l'estivo se vi piace questo tipo di contenuti. È un, chiamiamolo un video vlog, non un video di quelli come faccio il cibo. Lasciatemi qua sotto un commento su se vi piace questa serie, quali altri tipi di contenuti potrei portarvi qui sul canale. Se è così fatemelo sapere con un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Lasciatemi un commento qua sotto su quello che pensate, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, attivate la campanellina per ricevere tutte le mie notifiche e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao! Questo è il vestiario che generalmente si usa. Mi raccomando, sempre il casco e sempre gli occhiali che vi riparano dal sole, vi riparano dal vento, vi riparano dagli insetti, vi riparano quando piove, vi riparano dall'acqua. E sempre il casco, che se nel caso in cui voi cadeste avete sempre il casco e vi ripara la testa. E mi raccomando sempre i documenti, così almeno se dovesse succedere un incidente o qualsiasi cosa, sempre documenti, o carta d'identità o patente o quello che sia.